il calendario di Serie B slitterà di una o due settimane per preservare la normalità nella straordinarietà del momento. Sono le parole del presidente della Lega Serie B a Bodi in seguito ai fatti di Catania, una sorta di marcia indietro dopo l'iniziale ottimismo. L'estate rovente del calcio italiano, con procedimenti vecchi e nuovi, rischia di coinvolgere tutti i tornei, dalla Serie A, nuovi guai per l'Atalanta, alla Serie D. Grande incertezza sul futuro del Catania, scosso dall'inchiesta ai treni del gol e turbato dal procedimento di Cremona, con il PM Di Martino che ha chiesto il rinvio a giudizio di oltre 100 persone per frode sportiva, tra loro anche il CT della Nazionale, Antonio Conte. Dalla Procura Lombarda sarebbe emersa anche un'altra gara combinata, Chievo-Catania del 2010, ma su questo ramo d'inchiesta la giustizia sportiva si è già espressa. A Torre del Grifo intanto si lavora per cercare di costruire il nuovo Catania che naturalmente attende di conoscere il suo destino all'orizzonte la scure della Procura federale. Scontati i deferimenti per i tesserati coinvolti che rischiano la radiazione, la preoccupazione è che la Federcalcio possa calcare la mano. In questo senso le parole di Abbodi non lasciano dormire sonni tranquilli. Dobbiamo tutelare gli onesti ed usare il massimo rigore con i disonesti. Il calcio, ha ribadito Abbodi, è ben altro da questi 30 delinquenti. Sul fronte sportivo si naviga a vista, le priorità sono mercato e ritiro. Pippo Bonanno, richiamato in fretta e furia, sta già lavorando sulle trattative in uscita. Salutato Castro, finito al Chievo, dove potrebbe raggiungerlo Calaiò, il Catania sta definendo la cessione di Gillet, con il portiere belga pronto al rientro in patria, avendo raggiunto un accordo con il Malin. Valigie pronte anche per Rosina, Maniero, Sciaudone e Spoldi. Quest'ultimo starebbe valutando un'offerta dell'Empoli. Come detto, l'inchiesta ha provocato la prima conseguenza sulla Serie B, perché è venuto fuori che l'inizio del campionato slitta dal 21 agosto a sabato 5 settembre, nel fine settimana in cui la Serie A si ferma per gli impegni della Nazionale. Lo ha deciso l'assemblea della Lega Serie B.